Siamo ancora insieme in Umbria, a Cerbara, nella parrocchia di San Biagio. Questa mattina, insieme alla comunità, scopriamo i servizi ai più bisognosi, agli ultimi. Quindi andiamo insieme a scoprire la Caritas parrocchiale. Vediamo se sono arrivati questa mattina. Avanti. Ah, ma allora ci siete, buongiorno. E il nostro centro è sempre aperto, come la carità si fa tutti i giorni, si fa. Giustamente, non ci sono orari. Allora, no. Nadia e Mara, insomma, come funziona la Caritas qui in parrocchia da voi? Su che cosa vi impegnate in particolare? Allora, la nostra Caritas è una Caritas interparrocchiale, insieme ad altre parrocchie in cui è suddivisa la nostra diocesi. E principalmente serviamo alla mensa diocesana di Città di Castello e facciamo i turni in base al calendario che ci viene dato dalla responsabile e andiamo all'ospedale di Città di Castello, preleviamo i pasti e poi andiamo dove si svolge il servizio, in centro città, e serviamo coloro che vengono ad usufruire di questo servizio. Già, perché la diocesi di Città di Castello ha una tradizione antica con la mensa, ma anche nuova con l'emporio della solidarietà. Sì, con l'emporio di San Giorgio. Siamo stati, dopo Verona, il secondo centro in Italia della zona nord, diciamo, ad aver aperto questo emporio in cui confluiscono 400 famiglie in questo momento e viene distribuito in base alle esigenze di coloro che ne fanno richiesta, il genere alimentare, supporti economici in sinergia assieme ai servizi sociali, al comune e ai parroci che ci danno delle indicazioni precise e un aiuto per poter svolgere al meglio questa attività, perché comunque ci possono essere problemi con persone che hanno malattie in casa, problemi giudiziari, problemi psicologici, insomma, comunque riusciamo per come siamo capaci, tra virgolette, perché non è facile fare queste cose, riusciamo ad aiutare, insomma, molte persone in questo momento che si risente di tutto quello che è il territorio nazionale. Mara, come stanno cambiando i bisogni, le necessità e quindi anche le persone che arrivano ai centri di ascolto, comunque nei servizi della Caritas? Ma quando abbiamo iniziato 4 anni fa venivano molti extracomunitari a chiedere comunque sia aiuto a fare la tessera per poter usufruire di andare all'emporio. E invece adesso nell'ultimo anno soprattutto è cambiato, che vengono anche molti italiani a richiedere aiuto, molte bollette da pagare, anche affitti che non riescono a pagare, sfratti che naturalmente bisogna aiutare insieme alle persone della Caritas, agli avvocati che ci sono lì per poter riuscire a tirare fuori queste persone da queste difficoltà. Animare la carità in parrocchia significa anche stare vicini ai nonni, agli anziani.